Questa che ho in mano si chiama la calamita del tesoro. Guardate che figata. Mi basta puntarla per terra e tutti quanti i minerali verranno attratti all'interno del mio inventario. Datemi diamanti però, non voglio sta schifezza. Oh, grazie, grazie, grazie. Che figata. Benvenuti ragazzi nella mappa più stupida di Minecraft. E direi che come inizio ci siamo. Sono stato invitato all'interno di questo mondo da uno youtuber famosissimo. Uno youtuber americano che a quanto pare è intrappolato qua dentro e mi ha chiesto una mano per liberarlo. Ok, lui è lo youtuber. Ciao. Ascolta. Sto parlando con i fatti. Stai zitto un attimo, per favore. Grazie. Quindi, questo è il suo piano per scappare. Vuole costruire un razzo per andare sullo spazio. Va bene, ti aiuterò. Ma prima voglio testare tutte le scemenze che ha aggiunto. E per farlo, voi dovrete lasciare un mi piace a questo video. Adesso. E iscrivetevi. Allora, dove possiamo parcheggiare questa bellissima barca volante? Direi qua. Chissà se ha preso spunto dalla Going Merry. Quindi, questi sono alcuni degli oggetti che ha che ha creato. Cosa? Un go-kart di diamante? Oggetti che ovviamente rendono questo mondo estremamente stupido. Abbiamo addirittura anche un robot villager. Sono molto curioso di questo. Lucky block? Uovo di dinosauro. Oddio, ma qua finiamo domani, ragazzi. Ma quanti sono? Martello del Warden. Benissimo, direi di iniziare a testare tutti questi oggetti strambi in questo villaggio. E per cominciare direi di rimpicciolire un villager. Vediamo, facciamo un combattimento. Mini villager contro mini warden. Oh, porca miseria, no, 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 facci piano. Warden, me lo ammazzi così. È a posto. Bravissimo. Come fa sto coso minuscolo ad essere così forte? E proviamo a trasformarlo in ancora più piccolo. Secondo voi ha mantenuto la sua forza? Proviamo ad attaccarlo con il martellone. Oh, dov'è? Warden, Warden, lo sento ma non lo vedo. Oh, ma che? No, no, no. Warden. Forse avrei dovuto mettere la Keep Inventory. Barchetta, portami di nuovo al villaggio, per favore. Bella questa, comunque, molto comoda. Sì, sì, sì. E così il Warden si crede figo e forte? Gli faccio vedere io chi è figo e forte. Prendi questo, imbecille. No, 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 ma che sparo? Degli smeraldi, ma non gli faccio nulla. Oh, 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 attaccalo! Stupido villager. M'ammazza, 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 ne sono certo. Mi ammazza. Devo scappare. Lasciamo il robottone. Ok, forse abbiamo cominciato con il piede sbagliato. Proviamo a spawnare questi bellissimi dinosauri. Oh, carini. Cucciolosi. Guarda, sono amici miei. Gli posso dire di sedersi. Che succede se ne attacco uno? Niente. Perché sono i miei dinosauri. Così mi proteggeranno dal Warden. Abbiamo anche un lupo di diamante. Che brutto che sei, mamma mia. E visto che fino ad ora ho avuto sfortuna, proviamo a posizionare dei lucky block. Magari sarò fortunato, no? Perché saltano in questo modo? Una mucca. Ok, non mi serviva niente. Eh sì, vabbè, però. Cioè, non ci posso credere. Mi spawni un cristallo dell'End. Guarda che ti avviso, eh. Continua a uccidermi e io non ti aiuto. Ok, quindi i lucky block li possiamo buttare. Cos'è questa? Ho paura a scoprirlo. Ciao. È una normalissima cesta? Mi segue per caso? Ah, vabbè, ma che carina. Beh, già che non esplodi, sinceramente, mi rende abbastanza felice. Ovviamente non poteva mancare un bulldozer che riesce a demolire qualsiasi cosa con un solo tocco. Questo lo vorrei nell'Imperocraft. Me lo porto nel Nether e farmo la netherite. E vediamo cos'altro ci abbiamo. Il martellozzo, l'abbiamo già visto. Il cannone dei pirati. Ok, questa è una figata. Ma che cavolo? Ma perché lo trascino in questo modo? Ok, prendiamo la mira e... fuoco! Ecco, io questi oggetti li vorrei su Minecraft. Ma soltanto per ridere. Place looter TNT. Cos'è? Among Us, sto coso. Oh! E che ha fatto? È inutile. È esploso, ma non ha fatto niente. Probabilmente vi starete chiedendo a cosa serve questo martellone. Serve per giocare ad acchiappa la talpa. Schiaccio i mostri e le entità sotto il pavimento. Vieni qua, villager. Boom. Boom. Se vado in spectator li vedo. No, vabbè. Povero Iron Golem. Andiamo avanti. Perché gli oggetti non sono mica finiti. Cos'è il magmer? Oh, 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 oh. È fatto di TNT. È tipo una versione tra il magma block e il creeper messi insieme. Ma esplode quindi? Se lo tocco? Non mi sembra. Vabbè, già che ci siamo, vediamoli tutti i mostri strambi.
A posto. Perfetto. Tu mi mancavi effettivamente. E sapete perché questo maiale c'ha le sembianze di un creeper? Perché il creeper è stato creato per errore. Infatti no, ci voleva creare un maiale ed è uscito un creeper. E quindi questa è la versione inversa, il maiale creeper. Poi abbiamo questo che è... Oh mio Dio. Ah, che schifo. Ma perché mai creare una roba del genere? È una lumaca Enderman. Orribile. Spide Ombi. Vabbè. Sorvoliamo. Maiale volante. No, questo è... questo non è un maiale volante. Questo è un maiale Ender Dragon. Ti prego, dimmi che lo posso cavalcare. Mi sa di no. Non me lo fa cavalcare. E perché no? Aggiungiamo anche un polipo cattivo. Mi spiegate per quale motivo è cattivo? Poi, sei veramente cattivo? Non mi sembri cattivo, sinceramente. Niente, i polipi sono inutili sia nelle versioni moddate che in quelle normali di Minecraft. Ok, di questo ho... paura, sinceramente. Un mini Enderman che guida un robottone gigante da guerra? Le ho viste tutte. Cioè, se non lasciate mi piace dopo questo, non so che dirvi. Ho paura a mettermi in survival. Oh, porca miseria. No, 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 fermo. Tutto ok. Siamo amici! Lasciami stare l'Ender Creeper. Ti sei fatto la permanente? E ovviamente anche l'Ender Golem. Oddio. Avrò gli incubi stanotte. Ho un'idea. Rendiamolo più carino. Stupido Ender Golem. Questo blocco invece si chiama Chain TNT. Oh, oddio! Fa le esplosioni a catena! Guardate! Lo piazzi e inizia a distruggere tutto quanto. Figo! Questo lo vorrei. Questo lo vorrei veramente. Guarda come disintegri un mondo intero in pochi secondi. Bellissimo! Ma il più utile tra tutti è questa calamita. Si chiama la calamita del tesoro. Guardate. La piazzi per terra... e se ci sono dei minerali, te li tira tutti quanti e te li porta nell'inventario. Cioè, ragazzi, stiamo scherzando? Questo è il futuro. Solo che ho trovato soltanto spazzatura, carbone... Oh, ma c'è ancora il coso qua. I diamanti dove sono? Dai, dammi dei diamanti. E dopo aver provato tutti i giocattoli dello youtuber americano che sta ballando, è arrivato il momento di aiutarlo. Facciamolo scappare. Robotino, ecco te gli oggetti. Costruisci la navicella spaziale. E voilà! Il razzo è... pronto! Lo so che sono un portento, sì. Sei pronto? Dai! Finalmente possiamo scappare da questo mondo, ci siamo divertiti, è stato bello, ma io voglio tornare nell'Imperocraft. Non ti preoccupare, stai tranquillo. Dov'è però la mia tuta da astronauta? Oh, sì. No, pure io però. Signor youtuber? Signor youtuber? Ma come? Cioè io ho costruito tutto questo solo per te? Scusa, no. Porca miseria. Vatti a fidare degli youtuber americani. Oh mio Dio! Ah, beh dai, però mi ha lasciato un regalino. Che cos'è sto coso? È un computer, sembrerebbe. Ehi, amicone, grazie di avermi aiutato. Mi sono appena accorto che puoi scappare anche tu. Dovrai semplicemente premere salva ed esci. Grazie, lo sapevo già. Cos'è sto coso? Che cos'è che mi ha regalato? No, non ci credo, mi ha dato dei robottini che cercano i diamanti. Che figata! Ma sembrano dei minion. Ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Questo mondo era decisamente strambo. E come mi ha consigliato lo youtuber, per scappare mi basterà fare salva ed esci. Ciao. Mamma mia.